Parliamo dell'accordo molto discusso che Italia e Libia hanno siglato recentemente sulla questione dei migranti. Lei cosa ne pensa? Yeah, I envision it as basically the first thing I would say it is immoral. It is illegal. And there is actually a court appeal in Benghazi. Per prima cosa direi che è immorale, è illegale e per questo motivo è stato oggetto di un ricorso depositato al Tribunale di Tripoli. L'accordo è stato sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio, riconosciuta dalla comunità internazionale il cui governo non ha ancora ottenuto il voto di fiducia da parte del nostro Parlamento. I suoi sostenitori affermano che non è un accordo e lo chiamano Memorandum of Understanding, un semplice memorandum d'intesa per il quale non occorre la ratifica parlamentare. Questo dal punto di vista legale, ma dal punto di vista etico ritengo che sia immorale, perché sappiamo tutti che il governo libico, riconosciuto dalla comunità internazionale, non è pienamente legittimato in Libia e al momento non ha la capacità di agire come un vero governo. Ricordo che attualmente noi abbiamo 3 governi, 2 dei quali con sede a Tripoli. Quello riconosciuto dalla comunità internazionale con l'accordo di 1 anno e mezzo fa è quindi un esecutivo debole. Imporre a questo organismo un'intesa sul tema delle migrazioni non è affatto etico e dimostra ancora una volta la mentalità coloniale che impone e utilizza la parte più fragile per fare il lavoro sporco. Attualmente in Libia il settore della sicurezza non è unificato e ci sono diverse milizie in conflitto tra loro. A Tripoli e nella regione occidentale del paese i civili sono in pericolo e vivono sotto la minaccia dei bombardamenti indiscriminati da parte delle milizie, alcune delle quali sono leali al governo riconosciuto dalla comunità internazionale. Nonostante ciò, queste milizie, che sono spesso coinvolte in crimini di guerra, dovrebbero collaborare con l'Italia ed essere responsabili dell'accoglienza dei migranti. Altro neo dell'intesa è considerare solo la Libia come paese di transito e non anche l'Italia. Lo ripeto, il vostro paese sta agendo in modo immorale, imponendo a un governo debole di accettare un patto che non potrà che dimostrarsi terribile per i libici e per i migranti che vengono continuamente malmenati, abusati e violentati. Basti qui ricordare il rapporto pubblicato dall'UNICEF qualche settimana fa, secondo il quale solamente lo scorso anno in Libia sono morti circa 500.000 di donne e bambini. È un problema grave e ritengo che la comunità internazionale e l'Unione Europea dovrebbero invece assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei migranti. Lo devono alla loro storia. Noi abbiamo sempre letto e sentito parlare del cosmopolitismo, della pace perpetua, del diritto all'accoglienza europei e ora proprio l'Europa vuole cacciare le persone a cui ha causato essa stessa in primo luogo problemi per via del colonialismo. Oggi l'Europa dice: no, non ci prenderemo cura di voi, costruiremo i nostri confini e i nostri muri, e così le milizie libiche faranno soffrire di più migranti e rifugiati. Towards migrants, they owe it to their own legacy. We've been reading always about perpetual peace and the cosmopolitan citizen and all this stuff on the right to hospitality, and then we see them want only to push out people whom they caused their problems in the first place because of colonialism, and now saying no, we will not take care of, we will build our own borders, our own walls, and Libyan militias will make them suffer more.
Langhi, lei ha avuto modo di discutere di tutto questo quando in Italia ha incontrato politici e rappresentanti istituzionali? Yes, actually through our partners here, Archie and we are very much pleased on building this new partnership with Archie and other and their network with civil society activists. Sì, lo abbiamo fatto attraverso i nostri amici dell'ARCI. Ci fa molto piacere aver contribuito a questa nuova alleanza con loro e con la loro rete di attivisti. A dire il vero, abbiamo incontrato membri del Senato e del Parlamento italiano e anche la Presidente della Commissione diritti umani a Palazzo Montecitorio. Lei ha compreso bene che esiste un grave problema e che la situazione in Libia è fragile. Purtroppo però l'incontro con gli altri leader politici italiani è stato molto deludente, specialmente quello con chi rivendica di lavorare nella cooperazione internazionale. Non c'è cooperazione, al contrario, viene riprodotta la tipica mentalità paternalistica e coloniale. In incontri come questi non è permesso criticare né la politica estera del vostro paese né la nostra politica. Devo poi ricordare qui che la storia coloniale dell'Italia non è così lontana, e lo faccio anche alla luce dei recenti sviluppi al porto petrolifico di Ras Lanuf, in merito ai quali l'ambasciata italiana si è congratulata via Twitter per l'attacco di una milizia ai danni di un'altra. Personalmente consiglierei ai vostri funzionari, e sono sicura che gli amici italiani siano al nostro fianco, di prendere le distanze da quel passato coloniale e di non offendere i libici mettendo bocca nella nostra politica interna. Suggerirei inoltre di scegliere attentamente le parole, di non cogliere l'opportunità per scaricare le responsabilità su una Libia debole. Se vogliamo avere un futuro di amicizia e cooperazione, questo dovrebbe essere fondato su un rapporto di fiducia, uguaglianza e rispetto. Want to have future cooperation and friendship that should be built on trust relationship, on equality, on respect. Nelle ultime settimane, lo ricordavamo ai nostri ascoltatori, una delegazione di vostri attivisti ha visitato diversi paesi in vista dell'imminente Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che si terrà la prossima settimana a Ginevra. Con quale obiettivo? We're asking the Human Rights Council to have an international mechanism. Chiediamo al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite un meccanismo internazionale di deterrenza che potrebbe essere anche una commissione d'inchiesta, un gruppo di esperti indipendenti che monitori le violazioni dei diritti umani. È arrivato il momento di inchiodare alle proprie responsabilità coloro che violano i diritti umani. È tempo di porre fine all'impunità. In Libia non potrà esserci una pace sostenibile a meno che non si affronti il tema della giustizia. Assecondare i signori della guerra non farà altro che rendere la nostra pace più fragile. But appeasing warlords would only make Libya's peace more fragile. In Libia lei dirige e ha fondato un'associazione di donne impegnate per la pace, la piattaforma delle donne libiche per la pace. Avete una richiesta speciale che guarda proprio alle donne e alle donne migranti? Yes, and to tell you the truth, the situation, as I was saying, is very fragile. Sì, a dire il vero, la situazione è molto delicata, come ricordavo poc'anzi. Con il conflitto armato anche le donne libiche, non solo le migranti, sono sotto attacco. Abbiamo assistito a una sistematica violenza politica ai danni delle donne, attiviste o semplici cittadine. Quindi, certo, le donne migranti non sono un'eccezione e sono anzi ancora più vulnerabili. Come sempre in tempi di guerra e di signori della guerra, in tempi di impunità, la sofferenza di donne e bambini è più grande. Impunity, the suffering of all women of different classes, different cultural backgrounds is even greater than before. Come attivista, lei personalmente si sente minacciata? Definitely, there was an attack ever since 2014 on Libyan civil society activists. Decisamente. C'è stato un attacco continuo dal 2014 contro gli attivisti della società civile libica. Quell'anno per noi che difendiamo i diritti umani è stato il più nero. Abbiamo perso grandi personalità dell'attivismo libico, donne e uomini notevoli. Fariha al-Birkawi, Sami al-Kawafi, Tawfiq bin Saud, Intisar al-Hasairi, these were remarkable women and young men. Caduti in nome della dignità, della libertà, della giustizia sociale, dello Stato di diritto e per i diritti umani. Li abbiamo perduti e temo che se la comunità internazionale continuerà a sostenere le milizie, ne sacrificheremo molti altri.
Allora, siamo in perfetto orario, quindi abbiamo stabilito il collegamento con Amilcare Di Giuni, che abbiamo al telefono e che salutiamo. Buongiorno Amilcare. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, Amilcare, siamo andati venerdì scorso a questo incontro con l'AIE, l'Associazione Italiana degli Editori, la stessa che organizza Più Libri Più Liberi. Siamo andati appunto come redazione di Radio Rete Edicole e tu come membro della segreteria ed esperto appunto su reti e questioni varie legate all'attività commerciale delle edicole. Un incontro che era stato organizzato per cominciare a vedere così alcuni punti di riferimento sulla possibilità di tornare a vendere i libri in edicola in modo più organizzato, in modo più garantito e soprattutto creando dei punti di riferimento sia a livello nazionale che a livello territoriale, insomma in modo più forte dal punto di vista della rete, della cosiddetta rete di cui si è parlato tanto anche all'ultimo direttivo nazionale. Ecco, io quindi ti chiedo, poi esprimerò su questo anche la mia opinione, comunicare agli edicolanti una tua impressione per metterli a corrente appunto di quanto stiamo facendo per loro e delle possibilità che si potrebbero aprire. Io uso tanti condizionali perché giustamente siamo al primo incontro e però è bene sensibilizzare in qualche modo a questo tema i nostri amici edicolanti. A te la parola. Sì Fabio, devo dirti che dell'incontro do un giudizio positivo, nel senso che ho trovato una disponibilità da parte dell'Associazione degli Editori che editano libri, e questa AIE è l'associazione appunto di piccoli e medi editori degli editori che editano libri. E il discorso del libro in edicola a loro si è capito che interessa dal punto di vista generale dell'idea, perché chiaramente li stanno con tutte le librerie indipendenti e piccole che hanno chiuso, insomma c'è questa necessità di avere un ulteriore sbocco sul mercato e su un mercato piuttosto ampio e non solo quello della grande distribuzione, che poi oltretutto gli spazi vengono gestiti in una maniera diversa rispetto a come vengono gestiti ad esempio con le edicole all'interno della grande distribuzione organizzata. E quindi c'è questa disponibilità a ragionare, certo con tutta una serie di preoccupazioni che loro hanno evidenziato dal punto di vista logistico e alla fine commerciale, cioè in che maniera c'è la movimentazione del dare e dall'avere tra il giornalaio e l'editore. Quindi si sono sviluppati dei ragionamenti interessanti, possibilistici, anche perché tu spesso hai detto in radio che il settore del libro, soprattutto del libro per ragazzi, è un settore che ha forti numeri positivi in un certo senso, e quindi ecco che a noi interessa anche questo tipo di prodotto.